Bentrovati in Infermieri Pordenone. Oggi siamo qua con Emanuele Riosa, direttore del centro postural chinesio a Pordenone, a cui chiediamo di presentarsi. Buongiorno a tutti, sono Emanuele Riosa, sono laureato in scienze motorie e dirigo il centro postural chinesio a Pordenone. Sono molto contento di questo progetto con infermieri.blogspot. Ritengo che la figura dell'infermiere sia una figura molto importante come veicolo di cultura della salute, soprattutto come strumento per migliorare la salute della popolazione, della cittadina. Perché ti abbiamo coinvolto, Emanuele, in questo percorso, in quello che vuole essere un percorso in infermieri di Pordenone? Perché ci siamo resi conto che spesso gli operatori della salute, come sono anche gli infermieri o anche altri operatori, soffrono a loro volta di problemi di salute, in particolar modo di problemi muscolo-articolari. Allora, ci è piaciuto il tuo approccio, che è un approccio diverso da quello consueto. Vuoi un po' spiegare a chi ci guarda qual è questo approccio? L'approccio è un approccio di tipo globale. Cosa vuol dire un approccio di tipo globale? Significa che metto non tanto al centro dell'attenzione il problema, ma la persona con il problema. Cosa vuol dire? Entriamo un attimino nello specifico. Mal di schiena è la problematica che viene a essere più documentata a livello della professione infermieristica. Con mal di schiena però si intende un gruppo molto eterogeneo di sintomi. In base al tipo di mal di schiena e al tipo di evoluzione che ha avuto il mal di schiena all'interno della persona, si va a creare il percorso terapeutico più ottimale per dare una soluzione efficace e duratura alla sintomatologia che si è venuta a creare. Cosa vuol dire questo? Che non si può più pensare che esista l'esercizio per il mal di schiena, che vada bene per tutti in qualunque momento. C'è bisogno di andare a capire qual è l'evoluzione all'interno della persona e quindi un approccio più globale e olistico. Ok, grazie Emanuele, e questa era la prima puntata di un percorso, ci auguriamo essere lungo insieme anche a voi, quindi scriveteci e dici quali sono le vostre domande. Al prossimo video.